Questo video sarà la millesima volta che lo rifaccio e continuerò a rifarlo finché non esce come dico io. Ciao ragazzi, ragazzi, benvenuti nel mondo degli anime, io sono Kenny, oggi parleremo di 7 curiosità di Zero Not Sky. Ma prima, sigla. Tutti i nomi di Zero Not Sky, tranne Hiraga Saito, sono francesi. Ad esempio, Louis de la Vallière o Montmorency, sperando che li ho detti bene. Sia Giulio Cesare che Agnes sono dei riferimenti storici. Infatti, Giulio Cesare è a Giulio Cesare, grazie, e Agnes a Giovanna d'Arco. Ora, da quando ho visto Fate Apocrypha, Crippio trovo dappertutto Giovanna d'Arco. Noboru Yamaguchi, creatore di Zero Not Sky, non è riuscito a completare l'opera a causa di un cancro terminale che lo ha colpito, facendolo morire il 4 aprile del 2013. Però gli assistenti, i familiari e anche l'editore annunciavano di voler completare l'opera. Infatti Yamaguchi, prima di morire, aveva affidato il lavoro più il finale all'editore. E quindi nel 2017 esce il 22esimo volume. Il compleanno di Saito è il 9 dicembre, mentre quello di Louise è il 6 agosto. All'inizio anime e novel erano completamente uguali, però poi a causa appunto del ritardo di Yamaguchi, che appunto è morto, hanno dovuto inventare il finale distruggendo completamente la trama dell'anime. Tutta la storia di Zero Not Sky è ambientata in Europa. Infatti, Tristane sarebbero i Paesi Bassi e il Belgio insieme. Albion l'Inghilterra, la Romalia l'Italia, grazie, e la Gallia e la Francia più la Germania. In Zero Not Sky un anno è composto da 384 giorni, di cui un mese è composto da 32 giorni. Ok, e nulla, spero che questa volta sia uscito come dico io, sperando. E se vi è piaciuto, come al solito, spoiliciate, commentate e iscrivetevi al nostro video. Ciao ragazzi! I'd give anything to catch a ride.